In occasione del Natale è proprio con questo ritratto che voglio dedicare questa videopresentazione al più grande genio della storia della musica e al mio personale punto di riferimento musicale da cui traggo sempre ispirazione, ovvero Johann Sebastian Bach. Questa videopresentazione ho deciso di accompagnarla da un sottofondo più che riconoscibile e appositamente scelto, ovvero dall'oratorio di Natale, appunto dello stesso compositore. Il ritratto rappresentato fu realizzato da Elias Gottlob Hausmann nel 1746 e ne seguì una seconda versione nel 1748. La prima versione ha dimensioni 79,5 cm x 63,5 e riporta sul retro la firma di Hausmann e la data di realizzazione. Tramite la tecnica dell'olio su tela, questo ritratto fu realizzato in occasione dell'ammissione di Bach presso un'associazione di studi musicali fondata nel 1738, che prevedeva appunto la donazione di un proprio dipinto da parte di ogni membro della stessa, il quale poi sarebbe stato utilizzato come modello per delle incisioni che sarebbero a loro volta poi apparse sulla rivista ufficiale dell'associazione stessa. La seconda versione è di dimensioni poco più ridotte e si presenta decisamente in condizioni migliori. Sono evidenti inoltre alcune differenze rispetto alla prima versione, come ad esempio la maggiore espressività del volto, la posizione delle dita e del gilet, che risulta in entrambi i casi più naturale, disinvolta, anche la luce più presente all'interno del ritratto. Lo sfondo è in entrambe le opere neutro e questo è tipico dei ritratti dell'epoca, a partire dal Rinascimento, prendiamo come esempio Antonello da Messina con tutti i suoi ritratti, al Barocco con Caravaggio. In quest'opera sono presenti in effetti molteplici spunti riconducibili allo stile caravaggesco, come la già citata luce naturale, ovvero un'evidente illuminazione proveniente tipicamente da sinistra da una fonte esterna al quadro. Inoltre, l'importanza attribuita alle ombre e la vividezza dei colori sono secondo me tutti spunti che Hausmann trasse da Michelangelo Merisi. Ciò che sicuramente attira più l'attenzione però è quella partitura che Johann Sebastian tiene neanche in mano, bensì tra l'indice e il pollice della sua paffuta mano destra, quasi ad avere la vera e propria intenzione di mostrarla all'osservatore, al pubblico. In realtà ciò era totalmente programmato. In effetti, il regolamento dell'associazione a cui Bach era oramai partecipe prevedeva che all'interno del proprio ritratto fosse presentato anche un manoscritto di un'opera musicale di carattere scientifico. Infatti, è visibile ancora meglio in realtà nella seconda versione del ritratto, con note ben distinguibili e più chiare, il manoscritto del celeberrimo triplo canone enigmatico a sei voci, basato sul tema delle variazioni Goldberg. Hausmann, nato a Gera in Turingia, dedicò la seconda parte, quindi gran parte della sua vita, lavorando come ritrattista proprio a Lipsia, dove Bach risiedeva in anziana età, oltre che essere stato nominato pittore in varie corti, tra cui quella d'asse ad Darmstadt e in Sassonia. Egli morì nel 1774, lasciandoci molteplici ritratti, tra cui quello di Gottfried Reiche, trombettista tedesco, Louise Gottsched, poetessa e traduttrice, Caspar Richter, borgomastro, ma senza ombra di dubbio i più celebri e conosciuti sono proprio quelli di Johann Sebastian Bach, custodito uno presso il Museo Storico di Lipsia e l'altro presso il museo dedicato allo stesso Bach. Mi sembrava interessante inoltre andare a spulciare qua e là le varie versioni di ritratti di Bach. Una di queste potrebbe essere quella di Rentsch del 1715, che sembrerebbe rappresentare il compositore all'età di 30 anni, anche se non è completamente sicura appunto l'autenticità. Un'altra versione potrebbe essere quella di Marcus David del 1791, che è effettivamente una copia dei ritratti di Hausmann. Questo è un altro ritratto, stavolta a pastello, la cui autenticità non è del tutto sicura. In realtà non è affermato con certezza che il personaggio rappresentato sia Johann Sebastian. Questo ritratto fu realizzato da suo cugino Gottlieb Friedrich Bach e per tradizione orale è probabile sia stato composto da lui durante una visita a Lipsia. Molte opere artistiche e ritratti realizzati da artisti sconosciuti con il personaggio di Bach furono composte dopo la morte del compositore, quindi basandosi sulle opere precedenti, in particolar modo su quelle di Hausmann.
Sono talmente innumerevoli le opere artistiche dedicate a Bach dalla sua nascita ad oggi che solo alcuni minuti di videopresentazione non basterebbero per presentarle tutte. Da statue bronzee in marmo, a busti bronzei in marmo, a versioni con smorfie, a ritratti pop e ad animazioni, fino ad arrivare alla vera e propria creazione scientifica del suo viso. Per concludere, avevo l'intenzione di mostrare un'opera molto recente in realtà, risalente al 2020, di cui sono venuto a conoscenza proprio durante questo periodo natalizio. Ovvero una riproduzione 3D del ritratto di Hausmann del 1746, ovviamente con alcune rivisitazioni, come ad esempio lo sfondo, che in questo caso non è più neutro, ma vi è l'aggiunzione semplicissima di un organo per dare anche un contesto più musicale all'opera. Questa riproduzione è stata realizzata da Adi Karimi, un artista e graphic designer iraniano, le cui opere stanno in quest'ultimo periodo spopolando sui social, tant'è vero che sono venuto a conoscenza di quest'opera proprio su Instagram. E quindi è con questa grandiosa opera che ho voluto concludere questa breve video presentazione, augurando un buon Natale al padre della musica.